Amiche e amici morbidose e morbidosi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, qualche giorno fa mi sono arrivate altre due Blide. Mi è arrivata questa rossa rame con i capelli riccissimi. Adesso si deve ancora un po' riprendere. Io la pettino con le mani perché ho paura di rovinargli i capelli. Ed è bellissima. Veramente ha il viso che sembra liscissimo. Vi faccio vedere, io l'ho vestita con questi due fiocchetti e questo vestito che ho preso con un coniglietto con gli occhiali, che era della Barbie, ho preso da AliExpress. Allora, vi faccio vedere il suo cambio di colore di occhi. Questi capelli sono ingombrantissimi. Allora, così potete vederli lì a grigi. Ah no, prima erano rosa, questi sono quelli grigi, questi sono quelli azzurri e questi sono quelli nocciola. È veramente bellissima. Io questa l'ho presa ai saldi di AliExpress che ci sono stati a fine agosto ed è già arrivata praticamente. No, forse un po' prima dei saldi, a metà agosto. Me ne devono arrivare altri 5 se non vado errato, ve le farò vedere tutte nei prossimi video. Questa ha dei capelli stupendi, ha un viso meraviglioso, è tutta completamente snodata. Io qui poi ci metterò le perline, ovviamente, piano piano cercherò. Anzi, volevo chiedervi se qualcuno sa come si fa, quando si cambia il colore degli occhi, a colorare le palpebre, con che tipo di materiali si possono colorare le palpebre. Ecco qua, lei l'ho chiamata Nicole. Io ho già una cagnolina che si chiama Nicole. L'ho chiamata così perché ha lo stesso colore, lo stesso tipo di ricci di capelli del film, di uno dei primi film con cui debuttò Nicole Kidman, che è Ore 10, Calma Piatta. Mi ricordava quel film che ho visto un sacco di volte, anche se non è un capolavoro. Eccolo qua. E quindi ho deciso di chiamarla Nicole. Per le altre sto pensando a dei nomi, sono ancora un po' indecisa. E poi mi è arrivata lei con queste meravigliose trecce, questi capelli turchini, come la fata turchina di Pinocchio. Come potete vedere, ecco qua. Lei ha un po' di blush, leggermente le labbra rosate. E ha un po', non si nota, le sopracciglia, non tutte ce le hanno, e ha leggermente un po' di rosa sulle palpebre, appena appena un po' di rosa accennato sulle palpebre, quindi è appena appena customizzata. Lei invece ha un rossetto pesca, leggermente un blush alle sopracciglia, qui ha i buchini per cui si possono mettere anche gli orecchini, volendo, per abbellirla. Io questo vestito anche l'ho preso su AliExpress ed era delle Barbie sempre, perché io le sto vestendo, visto che i vestiti delle Bright sono bellissimi, li adoro, sono uno più bello dell'altro, però purtroppo hanno il difetto di costare tantissimo. Quello che costa di meno costa sugli 8-9 € su AliExpress, quindi cerco, visto che ne ho prese 11 di Blide, cerco di economizzare sui vestiti, che sono quelli di Barbie che costano 1 euro, 1,50 € l'uno, ma che stanno comunque bene a loro. Infatti questo gli sta benissimo a lei. Ho comprato anche le mutandine, ma mi devono arrivare. Ecco qua. Ha queste trecce meravigliose che io penso che non scioglierò. Vi faccio vedere anche il cambio di occhi, ve la metto più vicina così lo potete vedere. Questi sono azzurri. Questi sono marroni, se non vado errato. Io sto vedendo tramite la telecamera. Questo colore dà tipo sul rosa, boh, non lo so, un colore che non ho ben capito. E poi c'è questo grigio qua, che è stupendo, glieli lasciamo così. Queste bamboline sono stupende, veramente, io le adoro. Ne ho nel carrello altre due da prendere appena potrò, insomma. Magari ne faccio una al mese adesso perché sono comunque
economicamente anche loro, insomma, belle pesantine da acquistare. Eccola qua. Lei è stupenda, veramente, credetemi. Eccola qua. Devo dire che mi piace tantissimo, mi piace lei tantissimo. Me ne deve arrivare un'altra con i capelli lunghi, lisci, color fuoco, e una con i capelli blu. Notte, poi che mi deve arrivare quella con i capelli corti rosa, ce ne ho diverse che sono in arrivo, insomma, me ne devono arrivare almeno altre 5 se non vado errato. Questa non vi ho fatto vedere, anche lei ha i buchini per le orecchie. Poi questa non ha il trademark dietro, lei vediamo se ce l'ha. No, neanche lei ha il trademark dietro, come potete vedere. Certo, l'unica cosa un po' bruttina è che resta un pochino vuoto con le trecce. È stupenda davanti perché ha questa frangettina, queste treccine che io non sciolgo, ovviamente, anche se riesco metto un altro elastico per tenerle ancora più ferme e bloccate. L'unico problema è che quando si gira, ecco, c'è un po' di vuoto qua che magari può non piacere. Però diciamo che una bambola 90% del tempo sta esposta in avanti, quindi va bene così, insomma. La adoro, è stupenda, veramente. Se vi piacciono le Blight, ve le consiglio. Su AliExpress ce ne sono alcune che sono originali con il trademark, altre invece che sono senza, ma sono meravigliose lo stesso, insomma. E poi ci sono le Easy, che a me sinceramente piacciono di meno. E nulla, con questo per oggi è tutto. Vi mando un bacio e un abbraccio. Seguitemi per quello che vi è possibile. Condividete il canale, mettete tanti like, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Morbidose e morbidosi, un bacione e al prossimo video.